Una mostra speciale sulla notte. Un'esposizione che ci permette di entrare in un mondo oscuro e conoscere meglio le creature selvatiche che si risvegliano quando arriva il buio. Obiettivo dei curatori della mostra dal titolo Nuit, la notte al Museo di Storia Naturale di Parigi è far conoscere l'ambiente notturno e sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi dell'inquinamento luminoso. Molti animali notturni si orientano grazie alle stelle e alla loro posizione nel cielo ed è un tema che abbiamo iniziato ad esplorare di recente. Se c'è inquinamento luminoso, gli animali non possono vedere le stelle e perdono i punti di riferimento. Ci sono fonti di luce che non riconoscono e restano intrappolati. Prendiamo l'esempio delle falene che volano all'infinito attorno ai lampioni o gli uccelli migratori che si allontanano dalle loro rotte e finiscono per morire di sfinimento. C'est les oiseaux migrateurs qui dévident leur route et qui finalement meurent d'épuisement parce qu'ils arriveront jamais à destination. La mostra, che si estende su 1000 metri quadrati, ricrea vari aspetti della notte ed è suddivisa in 4 parti: la natura di notte, il cielo di notte, il sonno e i mostri della notte. Nuove tecnologie, giochi, suoni ed effetti visivi coinvolgono i più giovani in uno spettacolo interattivo unico. La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 3 novembre.